Pensiamo di aver fatto. Non si vede neanche la tua coda, sembra che stia parlando da sola. No, no, non puntare il cellulare in quel modo. Cosa sta succedendo? Salve a tutti e bentrovati in un nuovo video. Sì, sono a registrare in un bagno, era l'unico posto dove ho trovato una luce vagamente decente, anche perché non sono a casa mia, visto che questo fine settimana me ne andrò al mare. Ho portato questa pala di pelo qua a casa dei genitori di Alessandro, in modo che io e Ale appunto possiamo andare via e la gatta sta guardando in maniera strana, abbiamo messo il telefono. La qualità non sarà il massimo anche perché sto usando la fotocamera interna del cellulare, però ovvi motivi ne ho bisogno appunto per guardare, perché qua non so dove che devo appoggiarmi per fare cose e niente, partiamo immediatamente con le domande. Allora, io devo chiedere uno scusa tremendo a Valentina. Sì? Stai entrando in inquadratura, amici Amau. Io devo chiedere uno scusa tremendo a Valentina perché mi ha fatto questa domanda 3 volte. Una volta non l'ha fatta in tempo, la seconda volta mi sono ridimenticata di rileggerla, quindi a questo punto sarà la prima, primissima domanda a cui risponderò. Allora, infatti ho scritto, forse stavolta ce la faccio. Scusa, vai. Ciao Giami, cosa consiglieresti ad una mamma giovane che vuol far conoscere il proprio credo pagano ai propri figli? Sono piccoli, diciamo che per ora l'interessato è quello di 4 anni. La piccola ne ha uno. Più che altro vorrei che non fossero fraintesi da altri se ne parlassero a scuola o con gli amichetti. Allora, mi è successa una situazione analoga perché io prima facevo parte del Cerchio delle Antiche Vie, che è appunto l'associazione che ha organizzato la Rete Celtic Festival. Poi per problemi geografici di tempo ho dovuto abbandonare, però quando praticamente facevo i rituali con loro c'era anche una mamma che portava i suoi figli, le sue due bambine. Partecipavano ai rituali con noi, erano proprio anche loro curiose, però la mamma non ne ha mai parlato in maniera religiosa. Io sono dell'idea che i bambini è normale che siano curiosi, però trovo davvero ingiusto inculcare un credo che sia quello cattolico con il battesimo, che secondo me è davvero un'atrocità, perché dici sì, vabbè, dopo sei cioè, con la cresima lo riconfermi tutto quanto, però ancora lì sei piccolo, sei sotto l'influenza dei genitori. Io nel frattempo mi sto togliendo le scarpe, scusate, sei ancora sotto l'influenza dei genitori e quindi non c'è. Credo che la religione sia una cosa estremamente personale e che ognuno di noi deve crescere con una consapevolezza che ti porta poi a credere. È ovvio che i bambini siano curiosi di sapere che cosa fa la mamma, che cosa fa il babbo, perché fa delle determinate cose. Sicuramente verranno fraintesi, diciamo, dai compagni, però è facilmente dimostrabile il vento che è l'aria, il fuoco della candela. Quindi sì, forse saranno un po' fraintesi, però a quel punto dovrebbero intervenire i genitori degli altri bambini, sono abbastanza intelligenti, insomma, per riequilibrare un po' tutto. Sicuramente parlandone a scuola con gli amichetti, anche gli amichetti saranno interessati e si potrebbe andare anche magari incontro a scontri, diciamo, perché tanti lo vedono come un abominio venerare la natura, e questa cosa sinceramente non ho mai capito perché, però appunto è un po' complicato. Io sinceramente, non essendo mamma, non avendo figli e non avendone per i prossimi anni, non mi sono mai nemmeno posta la domanda. È bene coinvolgere comunque i bambini, non tenerli all'oscuro, spiegargli piano piano che cosa si va a fare, coinvolgerli anche proprio nei rituali, però spiegandogli che è una cosa importante, che bisogna stare concentrati. È giusto spiegargli perché è giusto che sappiano di tutte quante le cose. Ho sempre odiato i genitori che dicevano no, questo no, oppure appunto rispondendo a malo modo. È sempre bene dare una spiegazione accurata per l'età che hanno, e è giusto anche da un certo punto di vista coinvolgerli, ma non tanto dal punto di vista religioso quanto della ritualità stessa, che appunto poi dopo li porterà a fare altre domande e approfondire anche già da piccoli, perché comunque a 4 anni, soprattutto il più grande, appunto può capire. È bene coinvolgerli comunque, non farlo vedere come un tabù o una cosa oscura, ma in qualsiasi cosa, dalla cucina
alla ritualistica. Io so che quando ero figlio li coinvolgerò come hanno fatto i miei genitori in tutto quanto, senza mai tenermi all'oscuro di niente, perché mi piace, insomma, che sia così, soprattutto se i due genitori appunto sono d'accordo. L'importante è trovarsi come punto di incrocio questo qua. Quindi spero di esserti stata abbastanza esaustiva. Ovviamente le maestre poi saranno curiose quando e se il bambino parlerà di quello che ha fatto, farà disegni su quello che ha fatto, racconterà ai compagni, preparati a una miriade di domande da parte delle maestre. Però appunto tu abbi sempre la pazienza di spiegare che il paganesimo, la magia, non è nulla di male, è semplicemente un venerare la natura. Che cosa c'è qua? Che mi stira e mira? Si vede che non sono a casa mia. Poi, Francesca, io credo di boh amarti. Ciao Jami, volevo farti alcune domande, non so se risponderai a tutte, ma io ci provo. Prima domanda, mi dai qualche indicazione, siti, libri, eccetera, su come approfondire il mio interesse sul credo pagano? A questo proposito feci un video, ma ormai saranno 2 o 3 anni fa, che si chiama Come avvicinarsi alla religione pagana, dove vi consiglio e sconsiglio un po' di titoli che io ho letto. Ovviamente sotto, poi se leggete, ci sono anche consigli di altre persone che consigliano e sconsigliano altri libri. Io come start vi ho sempre consigliato L'arte della strega di Dorothy Morrison, che era un libro tra l'altro che sembrava fosse andato fuori produzione, poi in realtà hanno semplicemente cambiato copertina, e la copertina nuova la detesto, ma la detesto tanto. Però appunto lì magari puoi trovare degli spunti, dei libri, perché comunque le mie idee sullo start non sono cambiate. Poi dopo si può scegliere un vario argomento e prendere un libro specifico per quell'argomento, e poi dopo lì se ne può discutere sull'argomento specifico. Però per iniziare appunto avevo fatto già quel video là. Due, consigli per una giovane autodidatta? Sinceramente io quello che vi dico sempre è seguire il vostro istinto. Finché appunto non si fa del male a nessuno, di seguire, di fare quello che vi sentite di fare. E la cosa migliore per celebrare, ve l'ho sempre detto, è portare quello che è natura, che sia fuori, all'interno del vostro cerchio e venerarlo. Non so se lo hai fatto, se lo hai fatto linkamelo, ma potresti fare un video tutorial sul trucco che avevi sul video del significato dei tuoi tattoo? Quel trucco lo adoro, stavo pensando un attimino al video che avevo. Quel trucco lo adoro. Non ho fatto un tutorial, ma fondamentalmente avevo, se state pensando che sono pazza a ricordarmi i trucchi che avevo, ma quelli fighi me li ricordo, è che dovevo andare a un compleanno, quindi ci avevo perso un po' più di tempo a truccarmi invece di buttarmi su mascara e liner come ho fatto adesso, senza nemmeno fondotinta. Era mela stregata, avevo messo sulla rima, tra la palpebra mobile e quella fissa, la matita color melanzana di Neve Cosmetics, e poi avevo picchiettato l'ombretto mela stregata e avevo sfumato con il colore che utilizzo per fare le sopracciglia, che avevo fatto vedere nel Get Ready With Me il video scorso. E quindi, bah, se siete interessati, vi faccio un tutorial, anche se sono, penso, secoli che non faccio un tutorial di trucco. Potrebbe essere carino. Fatemi sapere. 4. Ti ho visto ad Arezzo, ma ero troppo timida per salutarti. Io ti ammazzo allora a questo punto. Io adoro quando venite a salutarmi, davvero mi fa troppo, troppissimo piacere quando voi venite, perché è bello trovare un feed da parte vostra, di incontrarvi, di dare un nome al volto, cioè un nome al volto, un volto al nome che leggo su internet. Adoro farmi anche le foto con voi, ripubblicarle, postarle. E niente, mi fa piacere. Se volete farlo, fatelo. Poi, rumori strani. Sul video delle Frequency Answer in question che avevo fatto la volta scorsa, che si chiamava Beltane Masterano, Festa Celtica d'Arezzo, Miss Simonetta 92 chiede, dice: oddio che palle, sono troppo lontana per venire. Comunque la domanda te la volevo fare. I tuoi genitori come l'hanno presa quando hai detto a loro che eri pagana? Io non ho proprio il coraggio, anche perché io sono siciliana, quindi la religione cattolica qui non deve mancare. Però mia nonna. Continua a sentire rumori strani. Però mia nonna lo sa perché lei è pagana e lo era anche la mia bisnonna, e sono state loro a farmi avvicinare a questa religione, ma sempre di nascosto a tutti. Comunque sei fantastica, resta così.
Purtroppo i pregiudizi sono profondamente radicati in tutto quanto il popolo italiano, non c'è nessuna novità. Purtroppo, che dirti? Ovviamente ti consiglio di non avere paura, di non avere paura di esprimere quello che sei. Mi rendo conto anche soprattutto la tua bisnonna e la tua nonna che te l'abbiano sempre fatto un po' di sotterfugio perché comunque è sempre stata vista una cosa strana. Però il paganesimo, grazie alle persone come loro, e come i tuoi avi, è riuscito a sopravvivere fino ad oggi, perché se non ci fossero stati i loro coraggiosi, che comunque, nonostante la paura della persecuzione, come ci furono tantissimi roghi alle streghe dall'Italia, Spagna, Francia, Germania, la storia purtroppo ci insegna che c'è una religione dominante, e quella cattolica, anche se sembrava fatta di tanti cuoricini e amore, è stata comunque violenta appunto per affermarsi, perché affermare una religione unica in tutto quanto, diciamo, il mondo era anche un modo per tenere uniti i popoli sotto uno stesso Dio. E quindi ora non vi sto a fare lezioni di storia, anche perché io storia la detestavo, anche se mi ha insegnato molto, storia la detestavo, e quindi mi rendo conto che sia difficile, ma non bisogna assolutamente vergognarsi di ciò che siamo e di portare avanti le proprie tradizioni. Soprattutto tu che hai avuto la fortuna, appunto, di avere spiegazioni a tua nonna e tua bisnonna, la magia familiare è forse la più bella che esista. Facevano anche di mia bisnonna, però in un modo dispregiativo, che era una strega. E infatti io l'unica volta che la risognai da quando morì, la sognai come una strega. Però appunto, la famiglia è la cosa più importante che abbiamo noi. Sia che ci andiamo d'accordo che non ci andiamo d'accordo, difficilmente è possibile staccarsene, perché comunque è quello che ci rende noi, sia che sia la nostra famiglia naturale, sia la nostra famiglia adottiva, vanno tenuti i legami, soprattutto quando sono così profondi, così radicati. Una cosa come la religione non bisogna assolutamente vergognarsi. I miei genitori, è stata una cosa graduale, soprattutto perché all'inizio io cercai di fare un minestrone facendo convivere la religione cattolica con quella pagana, e poi mi accorsi che assolutamente era impossibile, però all'inizio perlomeno ci provai, e quindi fu una cosa forse graduale. Poi io ho sempre avuto un ottimo dialogo con i miei genitori, quindi loro hanno sempre saputo quello che stavo facendo e soprattutto hanno capito subitissimo la differenza tra i sacrifici animali e la religione che stavo vivendo io. Quindi, appunto, non avere paura, soprattutto avendola già vissuta in casa, però non mettere in mezzo le tue nonne, ovviamente, perché se l'hanno tenuta nascosta è perché comunque, essendo più anziane, hanno paura dei pregiudizi della gente che, ovviamente, più anziana è, più chiusa mentalmente è. Ma non perché siamo stupidi o altro, ma semplicemente perché quando saremo vecchi noi saremo noi quelli chiusi che non riusciremo ad utilizzare le nuove tecnologie. E così è per loro, quindi non metterle in mezzo, però fai partecipi ai tuoi genitori del percorso che stai vivendo. E ora veniamo all'ultima domanda, lunghissima, che mi è stata posta un sacco di tempo fa, forse già dal video scorso, ma non feci in tempo, no, forse più avanti, no, più avanti, più avanti. Effettivamente forse non è passato. Vabbè, chiudiamo. Allora, cara Jamie, ecco, non mi è capito perché a volte mi chiamano Jamie, penso che sia tipo il correttore automatico, ma io mi chiamo Jamila, quindi il mio diminutivo è Jamie, Jamie, chiamatemi come volete. Ti seguo sempre, adoro i tuoi video. Ti seguo dai make-up tutorial. Si parla di 4 anni fa, forse 3 anni fa. Ti sarei grata se rispondessi a questa domanda in maniera anonima o meglio a queste domande. Marice e Frafrog stanno assieme? Anche io sto assieme a loro, nel senso almeno una volta alla settimana usciamo assieme, quindi non vedo perché loro non dovrebbero stare assieme, soprattutto quando registrano i video, è ovvio. Cioè, sarebbe una palla assurda farli con il green screen. Ma sinceramente anche io ci passo molto tempo assieme a loro, quindi perché non, cioè, sono comunque due ragazzi che fanno video dello stesso tipo, quindi allora, sinceramente penso sia anche ovvio che quando registrano i video stiano assieme nella stessa stanza. Seconda domanda.
Come mai non fai video con loro tipo le challenge? Ma sinceramente perché la nostra amicizia è nata per via dei videogiochi. Io seguo Riccardo da tanti anni, lo conobbi con il Tell Me a Story del dialogo, in quello con il gatto nero adorabile. E praticamente iniziai a seguirlo, scoprì che giocava a Left 4 Dead, Left 4 Dead sapete che è il mio gioco preferito, Left 4 Dead 2, e decisi di scambiarci i nomi su Steam, che è la piattaforma dove giocava anche lui tramite PC. Ci scambiamo insomma, i contatti, abbiamo fatto un bel po' di partite assieme, mi sono divertita davvero tanto, e poi dopo, parlando, mi dice ma guarda che hai un accento un po' strano, però l'ho già sentito. E mi fa, di dove sei? Della Toscana. E fa, di che provincia? Arezzo. E fa, anch'io ho un'amica di Arezzo, ma non abita proprio Arezzo, abita a Camucia. Aspetta un attimo, io abito a Camucia e ho scoperto appunto che questa sua amica era Fra Frog Francesca, che lei mi conosceva perché comunque ovviamente io sono un personaggio, nel senso do un po' nell'occhio e nella mia città mi conoscono praticamente tutti quanti, e quindi lei mi conosceva, ma anche perché era amica di mio cugino e alla fine guarda che si va a trovare. E alla fine, quando venne appunto a Camusci a trovare Fra Frog, uscimmo tutti quanti insieme e da lì appunto siamo diventati amici. E adesso che non abitano più a Milano, perché non abitano più a Milano, usciamo almeno una volta alla settimana. Sì, e poi loro sono dipendenti da giapponese come noi, quindi andiamo spessissimo anche a mangiare insieme, ma una o due volte a settimana sicuramente ci vediamo. Anche soltanto per un saluto, per un gelato, comunque passiamo parecchio tempo assieme. Però non ho fatto mai video con loro perché non so perché non mi viene quasi da ricollegarli alla cosa di YouTube. Ma anche perché, appunto, loro avendo così tanti mila iscritti, mi sembra anche brutto, insomma, chiedergli di fare un video. Non lo so perché, cioè effettivamente video con loro ci sono. C'è l'ultimo dell'anno, vi metto tutti qua giù in descrizione, sono vlog fondamentalmente, c'è l'ultimo dell'anno e i miei compleanni classici, che dove faccio i vlog per il mio compleanno, ci sono anche loro. E poi c'è anche Riccardo che mi fa la special guest in un test di prodotti bio. Vabbè, vi metto tutti quanti i video giù nell'info box, ma appunto niente di che, non lo so, non ho mai avuto tipo, ehi, facciamo un video assieme, non lo so, magari un giorno glielo chiederò, ma loro mi criticano tantissimo le luci e l'editing dei video, quindi non ce lo farò. La prossima volta che fai il colore a Fra Frog, ci fai il video? Non lo so, glielo chiederò e appunto vediamo se avrà voglia di farsi filmare, anche perché voglio stravolgere un attimino il colore. Sto cercando di convincerla a farsi i capelli completamente blu. Quindi aiutatemi giù, convincetela con i commenti. Tipo, sì, Francesca, ci staresti benissimo con i capelli blu. Voglio fare i capelli blu, tonalizzati però sul suo colore, come ho fatto io con il viola, anche se sembra quasi verde qua. Lo so, non lo so perché il mio sembra quasi sempre verde il mio colore. Anche perché comunque ho detto, mamma mia, quanto sono logorroica. Però appunto, magari volevo fargli appunto alcune mescioline, sbiadirle e poi tonalizzarle in modo che venisse blu chiaro e blu scuro, però appunto tutto tonalizzato in modo che fosse facile anche da mantenere con una maschera colorata. Vabbè, queste qui poi sono piccolette, se riesco a convincerla a fargli cambiare il colore sarò la donna più felice del mondo. E l'ultima domanda, come siete conosciuti? A questa che praticamente ho già risposto nella domanda numero 2 appunto che mi era stata fatta su di loro, e praticamente quattro domande erano soltanto su di loro, quindi bene, no? Nel senso, e niente. Allora, fatemi sapere giù con un commento se avete altre domande, che vi risponderò nella prossima Frequent Answer Question, che non so quando registrerò. Sinceramente, penso che rimanderemo dopo le vacanze. Anche perché settimana prossima, sì, settimana prossima, perché questo video praticamente lo registro e lo pubblico. Settimana prossima a Rimini Comics, sabato e domenica, fatemi sapere chi ci sarà con un commentino qua sotto. E la settimana dopo ancora, il 22 di luglio, starò alla festa dell'unicorno a Vinci. E sto cercando di convincere anche Riccardo e la Francesca, quindi magari se ci scappa un vlog saranno di nuovo in un mio video vlog. Appunto, alla festa dell'unicorno. E poi dopo dovrei partire per il mare, se
non devo lavorare, quindi non lo so. Il mio capo mi ha detto di non prenotare le vacanze, quindi non l'abbiamo fatto e stiamo andando un po' all'avventura. E tanto in campeggio si trova sempre posto là dove andiamo noi. E poi il 27 e 28 agosto ci sarà il San Marino Comics e noi saremo presenti sia con la Steampunk Buggy, che sarà anche a Rimini Comics, ma se tutto va bene dovremmo anche aver preparato il nostro fuoristrada per fare una specie di mezzo Zombie Outbreak Response Team, molto molto carino. E quindi vi aspetto, fatemi sapere chi ci sarà di voi a queste feste, anche per potersi incontrare, magari se siamo abbastanza, creiamo un raduno, anche se a Rimini comunque ci troviamo, poi la mia buggy la vedete magari, mi aspettate là. Io niente, vi mando un bacione e ci vediamo nel prossimo video. Se il video vi è piaciuto ovviamente lasciatemi un pollicione in su, e se non siete iscritti iscrivetevi al mio canale per tantissimi nuovi video. Lasciatemi tutte le domande che volete e adesso smetto perché parlare per 20 minuti di fila in maniera così incessante non è affatto faticoso per me. Ciao!